Prego Gabriele, Buonasera. buonasera, benvenuto. Allora, arriva una bella vittoria da parte dell'Avellino 3-1 sulla Casertana in rimonta. Partiamo dalla nota dolente. Cosa non ha funzionato, diciamo, nel primo quarto d'ora? Vabbè, ma affrontavamo una squadra sicuramente in salute. Il girone C ci insegna che le partite non sono mai scontate, quindi abbiamo saputo reagire dopo il gol preso. È comunque una squadra che ha pareggiato con la Ternana e ha delle buone individualità, soprattutto nel reparto avanzato, e quindi secondo me, dopo il gol preso, abbiamo iniziato a giocare e si sono viste le nostre qualità. Ecco, in difesa ha giocato per la seconda volta Ciancio come centrale di destra, non ci ha sorpreso più di tanto perché sappiamo essere un elemento duttile, però insomma la difesa dell'Avellino ha subito solamente due reti nelle prime tre, anzi zero. L'assenza di Silvestri come la state vivendo? Beh, ma io penso che siamo una squadra composta da 22 titolari, perché è una squadra fatta appunto dei doppioni importanti. Stiamo sopperendo la mancanza di Silvestri con l'adattamento di Simone, e comunque anche Simone è un giocatore molto duttile, un giocatore importante, non lo scopro di certo io. Ecco, l'Avellino affronterà adesso la Turris. E ti chiedo una domanda fatta già a Mister Braglia a Foggia: meglio o peggio giocare tutte queste gare nella fase iniziale del campionato, secondo te? Ma secondo me vincere aiuta a vincere. La Turris è una squadra che ci può. Non dobbiamo sbagliare l'approccio, come è stato oggi, che abbiamo comunque approcciato bene la partita, nonostante lo svantaggio iniziale. Penso che tutte le partite debbano essere approcciate come ci ha chiesto il mister prima della gara, con grande ferocia, con grande aggressività, e quindi se siamo questi non dobbiamo avere solo consapevolezza dei nostri mezzi e basta. È arrivata la doppietta di Riccardo Maniero, la sensazione da fuori, poi ce lo confermerai tu che la vivi dall'interno, era che era un po' impaziente, no, di trovare il primo gol con la nuova maglia. Sono contento per Riccardo perché è un giocatore importante, aveva bisogno di sbloccarsi anche per una questione di fiducia personale. Non è scontato che un giocatore importante che scende dalla B faccia tutto subito e dimostri tutto il suo valore subito. Quindi sono felice per lui e per la vittoria di gruppo, anche per Adamo che si è riscattato, cioè nel senso ha fatto un gran gol. Ecco, in ultimo avete assaggiato un briciolo di tifoseria Sì. bianco-verde, però credo sia stata una sensazione completamente diversa poter andare sotto la curva e sentire quei lupi lupi che non avevate ancora sentito fino ad ora. Sono contento perché abbiamo iniziato a assaporare quello che è la piazza di Avellino, una piazza storica, importante, e anche se c'erano pochi spettatori per quello che è la capienza dello stadio, si è sentito il loro apporto e spero che quanto prima ci sia la possibilità di vedere quella curva piena perché ci dà una grande spinta. Perfetto, grazie. La testa del cane, il centro cinofilo che cercavi. Contattaci subito al 335 14 06 998 e vieni a trovarci a Cesinali in via Monteuopolo.